Il prossimo anno, grazie al lavoro fatto da Maurizio, grazie al lavoro fatto da Piercarlo, abbiamo chiuso ieri sera nella riunione sulla legge di stabilità, l'IMU agricola sarà cancellata. Dal 1° gennaio del 2016 non si pagherà più l'IMU agricola. E a quelli, per essere chiari, invitatemi anche il prossimo anno all'assemblea, perché non vorrei che, almeno, vuol dire, avrete la prova. Ma tanto siete abituati, perché anche se non hanno riguardato molti di voi, sugli 80 euro dicevano, prima dicevano non ci saranno mai. Poi quando sono arrivati, sì ma ci sono solo questo mese. Poi hanno iniziato a dire solo quest'anno. Poi non ci sono le coperture. Poi quando hanno visto che gli 80 euro c'erano sempre, i consumi in Italia sono casualmente aumentati. E lo dice la Banca d'Italia, e lo dice l'Università Bocconi. E i gufi brontoloni, in questo caso diversità dei gufi profeti, ci rimangono male. Poi l'anno scorso l'IRAP sul costo, diciamo, la parte componente costo del lavoro, mi rendo conto che vi ha riguardato meno, voi come Coldiretti, però è un'altra misura che è andata e che è resa stabile. Dal 2016 non più la TASI sulla prima casa per tutti coloro i quali hanno la prima casa, chi ha la seconda paga, perché è ovvio che sia, non più l'IMU agricola e il terzo impegno che prendo, hai ragione sul tema dell'IRAP agricola. E allora il prossimo anno dal 1° gennaio non pagheremo più neanche l'IRAP agricola. Era un impegno che era difficile da mantenere, abbiamo trovato le coperture ieri, sarà in legge di stabilità o perlomeno la legge che noi proporremo al Parlamento. Quindi questi tre impegni, primo vi riguarda come cittadini, il secondo e il terzo come imprenditori agricoli, sono nelle condizioni di metterli.